ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare. Venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello e il cappottino. C'era una volta tanto tempo fa, precisamente giovedì scorso, un posto incantato dove giovani comici e affermati personaggi del mondo del cabaret regalavano felicità e risate al pubblico presente. Sembra l'inizio di una fiaba, ma a volte le fiabe diventano realtà. Ed è proprio questo il caso. La nostra è una fiaba un po' particolare, senza orchi né draghi, ma con ben due principi azzurri. I loro nomi, Boccasile e Maretti, naturalmente. Come ogni fiaba che si rispetti, anche qui vi è il burlone per eccezione, nel nostro caso rappresentato dal disturbatore in giacca, Papillon e Bombetta, ovvero lui, Alvaro il Battutaro, alias Luca Mastrolitti. Che differenza c'è tra un messicano vestito e uno nudo? Non lo sappiamo. Il messicano vestito dice hasta la vista e quello nudo dice hai visto l'asta? Forte proprio, ma guarda ai tempi di Zambetta. Prego. Che differenza c'è tra una donna incinta e un arrosto bruciato? Non lo sappiamo. Nessuna. In tutti e due i casi bisognava toglierlo prima. Torna a far sorridere dopo una lunga assenza il cappellaio matto per Luigi Patimo, questa volta nelle vesti di un predicatore che ha un concetto tutto suo della parola del Signore. Parabola! Un giorno il padre, tornato dal lavoro, trovò il figlio sull'uscio della porta. Dove vai? Chiese al figlio. Padre, ho voglia di partire, di girare il mondo, di conoscere altri uomini, altre culture, donne di altri paesi. So di non aver mai lavorato nella tua azienda, ma oggi sono qui a chiedere la mia parte. Il padre protese la mano, guardò il figlio e disse: cussa da! No, da! Ho visto la luce! Ho visto la luce! Non me ne voglia il buon Collodi, ma nella nostra fiaba c'è spazio per il grillo parlante, vi chiederete? No, nella nostra fiaba abbiamo lui, Mimmo Grillo, interpretato da Francesco Birardi. Punto numero 2. Eccolo. Faremo le case senza finestre. Perché? Per eliminare le imposte. Bello veramente, guardi, proprio bello. Vai, arraffica. Punto numero 3. Punto numero 3. Pagheremo il pranzo a tutti i meridionali. Perché? Per risolvere il problema della fame nel mezzogiorno. E mica è stronza però sta cosa, intelligentissime ragazze. Va. A salire, va, più forte, va. Punto numero 4. Oh, de. Noi regaleremo a tutti. Una plastica alle menne. Perché? Perché il culo ci ha già pensato Monte a farvelo. Eccolo! Colto di sorpresa dall'età che avanza, il nostro Peter Pan Alessandro Schino questa volta ci fa fare un salto nel passato, facendoci rivivere i magici momenti in cui, pensate, la TV aveva solo due canali. È nata Rai 2. E allora mio padre, che la sapeva lunga, ha detto a mia madre: Maria, e mo, che cosa dobbiamo stare a fare? E sciap tutti! E sciap tutta! Facciamo il telecomando. E così sono nato io. Io sono nato per cambiare canale da Rai 1 a Rai 2. Non solo, ma sono stato allevato con questo motivo, veramente. Pensa che ognuno nasce per vari motivi, signora, veramente. E qualcuno si sta ancora chiedendo che è nato a fare, effettivamente. Bravo. La cosa più curiosa è che non solo sono nato per cambiare da Rai 1 a Rai 2, ma sono stato allevato con questa ragione. Io a 6 mesi già sapevo camminare, ma a differenza degli altri bambini non ho imparato a camminare, ne so, nel corridoio, a casa della nonna, sul terrazzo, al parco, no! Ho imparato a camminare nel soggiorno dove stava la televisione, dal divano alla televisione. Era mio padre che diceva: e vai a papà, e io pum, Rai 2, e vieni a papà, e vai a papà, pum, Rai 1, e vai a papà, pum. Fino a 4 anni questa storia, cambiare Rai 1, Rai 2. Minestrello di questa storia ritorna sul palco del Bohemien l'amico dai capelli d'argento, Antonello Vannucci, il quale con la sua maestria e bravura riesce ad incantare, divertire e sorprendere tutto il pubblico. Posso anche non farle, è vero?
ce la fa scappare. Michel, oh tre, quando ne sono messi in do boxer, guarda Michel, Michel, oh tre, magnu benzenare più la ten, che da Michel. Wa chiaviu, ma steva s'anda a far, e jeva nu picca car, ma ora mai in domo torno ziu se chiu la Michel, o tre, că nu litră steva nas manender, ci jeva bel. E vole sape ci estu strun scadit de leva la Michel. La Michelle. Reduci da uno scempio tricologico, tornano in scena loro, il duodeno, la coppia comica made in Torre a Mare. Sai che differenza passa tra mio marito ed te? No. Che almeno a te la sera telefono a casa. No, perché guarda, non mi dire che sta sempre fuori al bar con gli amici? Sempre. Madonna, sempre, tutti uguali. Mai. Signor, sempre. Tutti uguali questi tutti uomini. Uguali. Non se ne salva uno, no, eh. No, no. Certo che anch'io un problema ce l'ho col mio, eh. Veramente. Tu sai che differenza c'è tra il mio uomo e il cammello? No, questo mi insulta un uomo. Che differenza? Che il cammello. Può anche lavorare la settimana senza bere. Beh. Il mio beve tutta la settimana senza lavorare. Madonna, è vero, tutti senza uguali, lavorare. Tutti uguali, nella nostra fiaba non può mancare la figura dello gnomo. E chi meglio di lui per interpretare questo ruolo? Ecco a voi Massimo Marazia. Restituiremo noi del PDL, solo noi. Sì. Il pallone ai bambini che lo tirano sul terreno. Bravo! Perché nessuno lo fa. Bravo! Oh, glielo restituiremo bucato. Bucato! Sì, così si scattra l'alto e rinasce l'economia. Bravo! Bravo! Questi sono i programmi seri. Diciamolo. Diciamocelo. Restituiremo i calzini spaiati nella lavatrice. Beh, perché questi calzini che non abbandonateli i calzini. Riapriremo, udite, questa è importante, proposta shock. Sì. Riapriremo le case chiuse e chiuderemo le case aperte. Bravo! Un incrocio tra il brigante Robin Hood e il portavoce del cittadino Tommy Tedone. Arriva lui, Matteo Lacosta, questa volta con delle battute veramente speciali. In Italia se non paghi un debito ti mettono nel cemento e dalla nuova finanziaria ti trovi pure nel capitolato. Questo ha capito un geometra che stava proprio. No, SMG qualche anno fa. Costa Concordia. Dalla scatola nera emergono nuovi particolari inquietanti. Come si trovava la nave durante il passaggio al Giglio? A scafo pieno, a scafo vuoto o a scafo atro? Pam! No, che si è fatto? No! In tutta Italia siamo passati dall'analogico al digitale. E mo non si vede né l'analogico né mago digitale. E se è bella. È qua. Come ogni fiaba che si rispetti, anche questa è il suo lieto fine. E ci pensa lui a regalarcelo, uno dei padroni di casa, Massimo Boccasile, che prova e, visti i risultati, riesce ad esibirsi in un nuovo monologo, tutto da vedere. Mangia cibi gotici. I mo vuoi sapere quali sono i cibi gotici? La bresaola è gotica, si vede proprio la bresaola. C'ha la faccia gotica la bresaola. La mortadella non me la vedo troppo gotica. È più estrosa la mortadella. La frisa è gotica. La vita arriva nella frisa tag è gotica. La cozza è gotica. Tipo nera, fusolata. Qual è il cibo più gotico? No, i fagioli con le gotiche. Andiamo avanti. Beve sangue o manifesta interessi nel berlo?
Luca, papà, che vuoi, la Coca-Cola o l'aranciata? No, non mi va, papà, non è che c'è un poco di sangue? No, però è avanzato un pezzo di stick della nonna, te lo vuoi mangiare? Non è indemoniato, è un cannibale tuo figlio. Gioca a videogames che contengono violenza? Ok, provate a regalare voi a un bambino di 12 anni un videogames dove non si spara, squarcio o ammazzo qualcuno, vedete dove mi manda a fare in culo? È omosessuale, bisessuale o pratica sesso con gli animali? Non so, mi è venuto il cane a chiedere la pomatimo, non vuol pensare a me, però. Appuntamento per la settimana prossima, stesso posto, stessa ora, con il Comic Club Bohemien. Un saluto dalla voce più sexy e suadente del Mezzogiorno, Michele Rizzo.